in più rosea previsione. Questa è la differenza, questa la ragione di una gioia ancor più grande. Ammesse grazie ad una wild card, ripescate insomma, le ragazze del volley tornano dal Giappone con in valigia un'altra Coppa del Mondo. Una nazionale, quella di Massimo Barbolini, che a Tokyo era arrivata giusto per strappare un passo olimpico e che a missione compiuta, messo cioè in tasca il biglietto per Londra 2012, ha poi potuto alzare l'asticella, puntare al massimo, al bersaglio più grosso. Non un endplane come nel 2007, quando le vittorie furono 11 su 11 partite, 10 successi, l'ultimo il 3-0 al Kenya, comunque sufficienti, ininfluente infatti il KO contro le statunitensi, ininfluente perché cancellato dal mezzo miracolo delle giapponesi, dalle signore di casa che schiantando proprio le rivali a stelle strisce hanno regalato alle azzurre la certezza aritmetica del trionfo. Inatteso ieri, già da leggenda oggi, oggi che è vigilia di un nuovo cammino, quello degli azzurri di Mauro Berruto nella World Cup maschile. Cammino verso uno dei tre passi olimpici che restano in gioco in Giappone. Si parte domattina, coefficiente di difficoltà subito altissimo. Avversario infatti la Russia, vincitrice dell'ultima World League.